Ciao a tutti, sono sempre io, Alessandro, l'amministratore del canale Commedia all'italiana. Ieri c'è stata la conferenza stampa ufficiale del film Amici come prima, il nuovo film di Christian De Sica, interpretato da Massimo Boldi e Christian De Sica, in uscita in tutte le sale italiane dal 19 dicembre, ovvero fra una settimana precisa. Non è un caso che io stia registrando questo video proprio oggi, il 12 dicembre, mancano 7 giorni e ho deciso, insomma, di, come potremmo dire, inaugurare questo momento, questa settimana che manca, con un video che non è di certo il primo che dedico ad Amici come prima, ma forse è il più importante, perché adesso sappiamo veramente tutto, sappiamo forse anche troppo, almeno per quanto mi riguarda. Io avrei voluto sapere meno cose, però non ho potuto fare a meno di ascoltare la conferenza stampa in cui hanno parlato Christian De Sica e Massimo Boldi, ma anche Regina Orioli, Lunetta Savino, Francesco Bruni. E purtroppo non c'era Maurizio Casagrande perché è impegnato in una tournée teatrale, ma comunque hanno parlato molte delle persone che hanno lavorato a questo film. Come sapete, insomma, è un film scritto da Christian De Sica con la collaborazione di Fausto Brizzi, Marco Martani e un altro paio di sceneggiatori, diretto da Christian con la collaborazione di Brando De Sica. Cosa significa? Significa che Christian ha scritto ovviamente la sceneggiatura insieme ai suoi collaboratori e si è occupato principalmente della recitazione degli attori, mentre Brando si è occupato delle riprese, delle camere, insomma, di tutto ciò che gli sta anche a cuore, di tutto ciò che è anche il suo sogno, perché lui sogna di diventare un regista horror americano, almeno questa è la priorità. Poi ovviamente potrebbe anche fare altro, anzi credo che ci sia un progetto già in ballo con la Indiana Production, una delle case di produzione che hanno lavorato per questo film insieme alla Medusa, e quindi, insomma, auguro tanta fortuna a Brando. Si è occupato delle riprese in generale, si è offerto proprio lui per dare una mano al padre, che ovviamente non avrebbe mai potuto lavorare da solo perché è il protagonista del film, ma anche perché aveva ogni giorno tantissimo trucco addosso, si è ovviamente travestito da donna. E questo per quanto riguarda la regia. I protagonisti sono ovviamente Massimo Boldi, che interpreta Massimo Colombo, un proprietario di una grande catena di alberghi, un milanese arricchito e viziato. Mentre Christian interpreta Cesare Proietti, che è il proprietario di uno dei suoi alberghi, un albergo di Milano. Un giorno viene licenziato e così diventerà Lisa, la badante di Massimo Colombo, una badante molto affascinante che piacerà particolarmente a Massimo. E poi succederanno tante cose, alcune possiamo immaginarle, altre fortunatamente no, altrimenti ci spoilereremmo tutto il film. Poi nel film c'è anche Lunetta Savino, che interpreta la moglie di Christian. Lei si è detta molto contenta di aver finalmente potuto interpretare una vera e propria stronza, questo ha detto lei in conferenza stampa, è un'attrice che mi piace molto, mentre Regina Orioli, personaggio ancora più stronzo, interpreta la figlia di Massimo Boldi, e anche lei è un'attrice che mi piace più Lunetta, se devo essere sincero, però lei per esempio me la ricordo in film come Gallo Cedrone di Carlo Verdone, oppure Chi nasce tondo, con Valerio Mastandrea e Lele Vannoli, quindi anche di lei ho dei bei ricordi. Poi c'è Francesco Bruni, un giovane attore, mi sembra molto promettente, almeno questo è quello che ha detto Christian, e io mi fido di Christian. Poi vedremo in sala, ovviamente, che interpreta il figlio di Cesare Proietti nel film. Poi c'è Alessio Schiavo, che interpreta l'avvocato di Christian De Sica, Maurizio Casagrande, che interpreta il migliore amico di Cesare Proietti, e poi ci dovrebbe essere anche Luis Molteni, grande caratterista del nostro cinema, che però non ho capito che personaggio abbia interpretato in questo film, così come Paola Caruso. Il suo personaggio dovrebbe chiamarsi Chantal, credo che sia presente nella scena del Dick Control, che la Medusa ha ricaricato. Se volete andatela a vedere, io non l'ho vista perché non voglio spoilerarmi troppo il film. Comunque interpreterà, come suo solito, ve la ricorderete nel film Un Natale al Sud, una bella donna messa bene fisicamente. Insomma, Paola interpreta spesso questi ruoli. Grazie alla conferenza stampa ufficiale sono venuto a sapere che alla fine del film, ve lo dico perché non è un mio spoiler, io non ho visto il film, però credo che abbiate visto in molti la conferenza stampa. Comunque non è niente di che, soprattutto non spoilerà nulla sul film. Spoilerà qualcosa sulla visione, però cerco di dirvi poco e niente, anche perché so poco, perché ho cercato di non ascoltare troppo, ma che devo fare? È sempre difficile interrompere un video in cui parlano Boldi e De Sica, cercate di capirmi. Comunque alla fine del film dovrebbero esserci alcune scene volute fortemente da Brando De Sica, un po' stile Cinepanettone, in cui Boldi e De Sica recitano anche con qualche parolaccia in più, con qualche volgarità in più, anche come fosse una dedica per i veri e propri amanti dei Cinepanettoni, mentre il film in generale non è un Cinepanettone, l'abbiamo detto spesso, è una commedia abbastanza sofisticata, una commedia leggera che però ha in sottofondo anche un po' di malinconia. Ma questa malinconia non deriva dal nulla. Deriva dal fatto che al termine del contratto con la Warner Bros., con la quale Christian ha lavorato nei film Poveri Maricchi, Poveri Maricchissimi di Fausto Brizzi, Christian ha cominciato a scrivere un film che avrebbe dovuto dirigere lui, proprio con Fausto Brizzi, un film che sarebbe dovuto essere drammatico e che parlava proprio di un uomo che,
voleva diventare donna, ma non l'ironia che è stata trattata in Amici come prima, bensì per esigenza, perché non si sentiva bene. Insomma, un film molto drammatico che a me sarebbe anche piaciuto, però ovviamente in questa situazione preferisco Il ritorno di Boldi e De Sica 100 volte, questo non lo metto assolutamente in dubbio. Cosa è successo? I produttori, che non sono gli stessi di questo film ovviamente, perché la Medusa produce più che altro commedie, ma comunque i produttori di questo ipotetico film, che poi non si è fatto più, hanno detto a Christian: ma no, ma che lo fai a fare, magari il pubblico non capirebbe, fai una commedia. Ed è nato Amici come prima, un film in cui i protagonisti erano appunto questo uomo costretto a travestirsi da donna e un vecchio rincoglionito, così l'ha definito Christian, scherzando ovviamente con Massimo. E Christian ovviamente poteva scegliere soltanto Massimo Boldi, poteva essere la grande occasione per tornare insieme, e così è stato. È nato un film un po' ispirato anche a Mrs. Doubtfire, l'abbiamo detto, ci sono state tante critiche, ci sono stati tanti paragoni anche con altri film. Diciamo che Christian ha inserito diversi omaggi, la scena dello scippo che si vede nel trailer è un esempio, ma non è assolutamente un film copiato, lo dico soprattutto per chi lo sta criticando ormai da quando è uscito il trailer. Sono degli omaggi, ragazzi, cercate di capire almeno questo, che ogni regista è libero di fare nei propri film, non è che bisogna per forza accusare un regista quando decide di fare un omaggio. Christian ha lavorato in questo modo, ma è anche una cosa carina, secondo me, soprattutto per chi ama questi film. Secondo me può essere carino vedere degli omaggi in una commedia italiana, che secondo me sarà molto interessante. Poi per me è difficile parlarne, perché sapete che io amo Boldi e De Sica, e per me sarà il film del secolo, però parlando in maniera oggettiva, per quanto possibile, vista la situazione, secondo me sarà una commedia interessante. Cosa volete che vi dica, ragazzi? Andate al cinema 17 dicembre a Milano, anteprima dal 19 dicembre in tutte le sale italiane, Amici come prima, il nuovo film di Christian De Sica, che segna il ritorno registico di Christian 13 anni dopo The Clan 2005, ma che segna soprattutto il ritorno della coppia artistica formata da Massimo Boldi e Christian De Sica 13 anni dopo, Natale a Miami 2005, diretto da Neri Parenti. Andate in sala, io porterò, credo, su questo canale, considerando tutto ciò che è successo, mi dispiace che non farà le visualizzazioni che speravo, almeno credo, ma comunque porterò su questo canale la mia recensione, più speciale di tutte le recensioni speciali che ho fatto da quando sono su YouTube, sull'altro canale purtroppo, ma porterò anche un video specialissimo in cui vi riprenderò tantissime cose, le mie emozioni il giorno prima, la notte fra venerdì e sabato, che sarà il giorno in cui ci andrò, il 22 dicembre. Sicuramente mi rivedrò un bel film con Boldi e De Sica la sera, notte prima, perché non potrei fare altrimenti. Mi porterò con me dal giorno prima al giorno in cui arriverò al cinema, poi ci saluteremo e devo vedere come gestire i video, poi comunque vedrete anche la recensione vera e propria di questo film. Mi raccomando, andate in sala, facciamo sì che questo film vada bene al botteghino, al box office italiano. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo film, per quanto possiamo sapere finora. Fatemi sapere soprattutto se ci andrete. Il mio consiglio ovviamente è quello di andare in sala e regalarvi un Natale stupendo con Boldi e De Sica. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e spammate il canale più che potete, perché conoscete ormai questa situazione, sicuramente non facile per me e soprattutto per commedia all'italiana. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano!